Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun! Non so più le parole. La la la. Buongiorno. Puoi cantarla sempre in italiano, La volendo. la 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 la. La 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 la. Allora, Io buongiorno. sono partita È in teoria. lunedì, deve anche un po' ingranare, no? Ok. Sì, guardaci, Ci ci siamo, ci siamo. sentiamo, Ciao. perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutte, buon lunedì, ben arrivate a tutte quante. Mancano ben 21 giorni a Natale. Sì, facciamo il... O meglio, mancano solo 21 giorni a Natale. Si inizia a fremere qui. Si E inizia a fremere, facciamo un sacco di countdown perché quest'anno. quando c'è novembre ti dici, ma dai, siamo C'è ancora a tempo. novembre. Quando vedi il 4, il 5, il 6. Quando già inizi a vedere dicembre, inizia un attimo a... brividi di Natale. Buongiorno, oggi facciamo tanti... questo mese facciamo tanti countdown perché abbiamo il compleanno della Parla potabile. Franci, Cos'è il il countdown? conto alla rovescia. Benissimo. Parla in Facciamo italiano. tre conti alla rovescia in questo mese perché abbiamo il compleanno della Franci che è domani, quindi mi raccomando, gli auguri domani. Poi abbiamo il compleanno della mamma che sarà il 17 dicembre, Sospira. domenica. Domenica 17, quindi faremo anche festa. Sì, perché si festeggia la maggiore età, quindi si fa festa, si fa Esatto. un party, Esatto. insomma. Quando si diventa maggiorenni bisogna festeggiare un po' di più. Sì. Quindi festeggeremo la mamma il 17 di dicembre. Mi raccomando, fatele gli auguri, anche se sarà di domenica. E poi ovviamente c'è Non Natale. serve. Poi c'è Babbo Natale che arriva. C'è Babbo Natale che Santa arriva. Lucia, Sì, San vabbè. Nicolò. Sì, adesso non esageriamo, facciamone pochi. Non è vero, noi siamo qua oggi per darvi un'idea per Santa Lucia invece. Ciao Tiziana, ciao Maria Grazia, ciao Maria. Il mio compleanno è il 25. Wow! 25 dicembre. Sì, Anche compi gli mio anni il compagno giorno di di classe ai Natale. tempi. Me lo ricordo, è l'unico che mi Che può ricordo. essere un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio perché, come diceva la mamma, si fa un unico regalo. Il vantaggio invece è che sei sempre in vacanza il 25 E dicembre, sei quindi sempre in compagnia. puoi fare quello che vuoi e sei sempre, puoi vedere tutti perché sono tutti liberi, più o meno. Che può essere anche quello uno svantaggio. Dipende Dipende dai punti dalla di vista. famiglia. Tiziana dice: quante belle feste in questo dicembre! Sì, si festeggia tanto. Ciao Alessandra, ciao Roberta, ben arrivate, buongiorno. Allora, come ogni lunedì, voi sapete ormai. Presentiamo un progetto del nostro ultimo libro. Oggi vi presentiamo il progetto di Ciocco Natale. Ormai siamo alla fine, abbiamo ancora uno o due progetti, non è che abbiamo tanto altro da farvi vedere. Poi vi faremo vedere più avanti quelli dedicati alla Befana, perché abbiamo sul nostro libro già due progetti dedicati alla Befana, quindi avremo tempo di fare anche quelli. Nel frattempo avremo anche altri progetti da farvi vedere, esclusi quelli del libro, che saranno uno tra tutti il puntale, perché voi non lo sapete, ma io oggi non vado a casa finché non ho iniziato quantomeno a lavorare al puntale. Quindi questa notte alle 11... Ah, devi fare le Christmas box, devi mandare il calendario dei corsi, dobbiamo finire, ma magari quello faccio io, di mettere dentro la lana negli scaffali. Devi fare le spedizioni di domani, dobbiamo servire i clienti in negozio, Anche quindi fai anche mezzanotte. esattamente, potrebbe essere. Si Ciao scherza, Valentina, buongiorno. forse no. Non è vero, ho più di un regalo, non solo uno. Ecco, vedi? Allora vedi? Tu sei quella parte del mondo che ha una famiglia fortunata, no? Ti fa il doppio regalo per Natale e per compleanno. Ottima idea. Ciao Flavia che dice buongiorno, bellissime, grazie. Ciao! Ciao carissima, un abbraccio a mamma. Grazie Gabri, la mamma penso che contraccambia, Grazie, dice grazie. oggi sta facendo le stelline per la Christmas box perché abbiamo deciso di inserirvi un altro regalo in questa bellissima Christmas box e di aggiungere anche la Una stellina stellina. fatta a mano. Queste stelline qui sono quelle che trovate nelle spiegazioni, le trovate nell'ultimo libro di Francesca Petterlini che si chiama Idee facili di Natale, più facile Fashionable all'uncinetto. all'uncinetto. Scusate. Tra l'altro, Francesca è stata qui sabato da noi a fare il corso del berretto e è andata alla grandissima perché di tutte le 10-11 che eravamo, solo una è andata via senza il berretto finito, che comunque era già a buon punto. Tutte le altre sono andate via con il Sì, berretto ma perché lo voleva fatto. perfetto, quindi disfava e magari rifaceva Cioè, e.
Io non pensavo che riuscisse a fare la magia di far andare via tutte con il berretto fatto. E invece si sono messo il berretto in testa e ciao, arrivederci, è stato bello. E sono andate via con il berretto fatto. Quindi grande, grande Franci, bravissima. Ecco, quindi la mamma sta facendo queste bellezze. Esatto. Giovanna dice, ciao ragazze, poco arrivato, sono già al lavoro a sfornare un'infinità di Gigi. Alcuni hanno già preso posto sul mio albero di Natale. Bravissima Giovanna, come sempre, se ti va mandaci la foto, che a noi piace sempre vedere. Magari i vostri lavori. Ci penso alla cosa che stavo per dire. Ma sì, aspetta. No, ci penso. Io non so, no, cosa infatti, vuoi dire, ma aspetta. No, parliamo di questo gioco Natale. E la Gabri dice, io ho ordinato la hobbistica. Sì, mi sono segnata tutti. Se qualcuno di voi mi ha già riservato la box ma non ha ricevuto risposta, questa mattina sono stata impegnata, pomeriggio o al massimo domani mattina vedo di rispondere a tutte, quindi poi appena saranno pronte, perché abbiamo deciso di farla un po' personalizzata, quindi in base a chi siete, visto che vi conosciamo magari un pochino, conosciamo i vostri gusti, cerchiamo di renderle anche un po' più personalizzate. Esatto, facciamo ovviamente del nostro meglio. Quindi appena sono pronte poi vi manderemo un messaggio. Oh yes! Oggi parliamo allora di un nuovo progetto del nostro libro, vi facciamo vedere anche il libro così sappiamo di cosa stiamo parlando. Il libro si chiama La creatività vola mentre fuori nevica, è il terzo libro della nostra collana di libri della serie, diciamo, La creatività vola. Il primo libro è in ristampa, ve l'ho già detto. Questa mattina mi hanno chiamato per dirmi che stanno stampando i cartamodelli, quindi potrebbe essere l'ultimo passaggio prima di consegnarceli, quindi siamo lì, ok? Quindi avrete notizie a breve. Il libro contiene 13 progetti natalizi e non solo. Uno dei progetti, appunto, che quello che facciamo vedere oggi è il ciocco Natale, che è questo qui. E sono questi sacchettini fatti con un materiale di Alcantara, adesso parliamo bene nel dettaglio di tutti i materiali, dove all'interno potete mettere, come abbiamo pensato noi, si chiama ciocco Natale, perché ci sta infatti dentro... Santa Lucia, se ci stai ascoltando, esatto, questi qua secondo me potrebbero rendere felici bambini, come ho scritto nel titolo della ma diretta, anche... ma anche adulti. Quindi Santa Lucia, mettiti una mano sul cuore, passa la merceria al bonbon e prendi il materiale per fare questi ciocco Natale, no? Esatto, secondo me... Perché sono magici, all'interno hanno la cioccolata. Dentro ci sta perfettamente la barretta di cioccolato. E dico io, no? Il cioccolatino, la stecca. Una bella stecca di cioccolata. Questa tra l'altro è pure fondente con le nocciole, ma ognuno avrà le sue preferenze. In realtà l'ho messa in base ai colori, quindi mi pare che l'elfo ce l'ha bianca. Il Babbo Natale ce l'ha classica, lui ce l'ha coi pistacchi mi sembra, e questo è fondente perché nero, pinguino, Però sì, vorrei dire, penso che lei... ecco, comunque l'abbiamo pensata pure appunto come un sacchettino regalo, all'interno potete metterci la stecca e il cioccolato come abbiamo fatto noi, oppure usarla come un sacchettino regalo per qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Un assegno, no? Arrotolato, ci sta anche quello, firmato in bianco, poi vedete voi, un insomma, pensierino, senza essere superficiali, un pensierino, una lettera, sempre a parlare all'assegno, noi arriviamo sempre all'assegno, no, così. Era una battuta, ha detto senza essere superficiali, no, anche una lettera, a me fanno piacere anche le lettere. Allora, Gabriella dice buongiorno, anche Rosetta, è bellissimo come voi, grazie. Buongiorno, personalizzata anche per me che sono lontana, io chiamo il rosso il panna, sì, tranquilla, adesso non andiamo proprio su tutti i colori, però tu hai preso la hobbistica, quindi rosso e panna ci sarà di sicuro, vai tranquilla. Ma questa Christmas box, mi dite qualcosa di più? Allora Marina, facciamo un ricapitolando veloce di quello che abbiamo detto nella diretta di settimana poi scorsa. Poi magari è stasera o domani che pubblichiamo il post con tutte le... Oggi pubblichiamo un post, una pure foto delle box, sì, facciamo tutto. Comunque Marina, ti faccio una spiegazione veloce. Abbiamo preparato queste Christmas box dal valore di 30 euro. Puoi scegliere tra quattro temi che sono l'hobbistica, tema Natale, l'infeltrimento, i filati oppure il cucito. Quindi puoi scegliere tra una di queste quattro categorie, acquistare la box. Per ogni box acquistata noi inseriamo il tuo numero all'interno di un vaso, che è questo bel vaso di vetro di Babbo Natale. Noi il 23 di dicembre, siccome in negozio faremo un evento con un piccolo brindisi dove vorremmo farci gli auguri, abbiamo pensato di fare l'estrazione di tre bigliettini all'interno del vaso.
i primi tre numeri estratti vincono un regalo più grande, ma anche tutti gli altri, quindi tutti quelli che acquistano una box, riceveranno comunque un regalo. Quindi i tre numeri estratti vincono un regalo più grande, gli altri invece prendono comunque un regalo, ma un pochettino più piccolino. Ecco, comunque tutti vincono. Mettiamola così. Nessuno escluso. Guardate, più o meno, adesso qua ne mancano, vero, cose? Sì, mancano le palline. Per dirvi, la box dell'infeltrimento potrebbe essere questa e in più ha delle altre cose. Ha le palline. Quindi all'interno di questa scatolina avrete del materiale per un valore di 30 euro, più avrete anche degli omaggi. È bella compatta. È bella compatta. Come se volete dire, fare, no? O farvi un regalo, potrebbe essere una bella iniziativa. Esatto. Il valore sono tutte da 30 euro, quindi sia per il cucito, che per i filati, che per l'obbistica e che per l'infeltrimento, hanno tutte queste box un valore di 30 euro. Potete scegliere il tema, il materiale vi arriverà a sorpresa, ma vi assicuriamo che è del bel materiale, quindi non sono, come dicevamo un'altra volta, cose che non sapete cosa farvene, sono materiali da poter usare subito, pannolenci, pannolana, feltro, lana, decorazioni tipo le bocce, palline, sonagli, eccetera, acconciature eccetera, di pigotte, tutto quanto. Sì. Ciao, buongiorno Lenka, Tiziana dice sono carinissimi, adesso parliamo bene di tutti, sì, poverini, i materiali, perché noi ci allunghiamo troppo. Sempre. Gabriella dice vi guardo questa sera in differita, buona settimana, grazie Gabriella. Ciao. Che idea fantastica, dice la Barbara. sì, questi qui per le idee regalo sono molto molto carine. Oh, ciao Barbara. Eh sì, è da tantissimo che non ci vediamo. Non ci vediamo ma ti seguiamo. Eh sì. Passo in settimana, la Rosanna, va benissimo, vedo già che è un bel progettino, grazie per la fiducia. Ciao carissime, volevo sapere come ordinare la vostra rivista. Allora Anna, i nostri libretti sono tutti disponibili, escluso il primo che comunque sta per arrivare. È lì che si sta stampando. Quindi mi mandi un messaggio al numero WhatsApp, quello che vedi qui dietro. L'hai messo anche nella descrizione? Yes. Ok, perfetto, lo trovi anche nella descrizione del video. Mi mandi un messaggio, mi dici quale libretto ti interessa, dei tre, se uno, due, tutti e tre o quello che è. E poi ti do tutte le indicazioni. Ciao Anna, buongiorno. Ciao Rosa, ciao Danilla. Vi faccio un giochetto. Secondo voi che box ordinerò? La Rosanna? Boh, non lo so, forse il cucito. Bah, no. No, no, ma sto scherzando. Ah, sì, infeltrimento, ovviamente. O filati. In realtà è la Rosanna, sono... La Rosanna, no, anche il filato potrebbe essere. Perché... No, infeltrimento. No, infeltrimento. Senza 89%. Dubbio. Facciamo 90%. Che è quell'1% in più. Ma quando fate la diretta serale per vendita materiale? Allora, ci stiamo organizzando per un venerdì sera. Dobbiamo ancora decidere bene, perché abbiamo il 16, abbiamo l'evento con Elisabetta Lazzarini e abbiamo tutto l'allestimento da fare. Poi il venerdì dopo siamo praticamente alle porte del Natale. Adesso vediamo come organizzarci. Però Giovanna, attenzione che arriviamo e ti diamo tutte le informazioni. Sicuramente manderemo il messaggio sulla newsletter WhatsApp. Se non siete iscritte, se mai, vi iscrivete lì. Una box hobbistica, per favore. Marina, per favore, posso chiederti una cosina? Me lo scrivi su WhatsApp? Perché al momento non ho da segnarmi e rischio di dimenticarmi. Quindi siccome ho la memoria da pesce rosso in questo periodo, per favore, ho troppa roba da ricordarmi. Ma perché il pesce rosso non ha memoria? Non ho mica mai capita. Così è. Che ne è sai? È un dato di fatto. Quindi Marina, per favore, mandami un messaggio su WhatsApp. Mi scrivi anche solo box hobbistica, io poi me la segno. Domani grande giorno, brilla Franci. Brilla. Bello. Grazie. Bellissima iniziativa, siete super e bellissimi anche i sacchettini. Grazie Manuela. Ciao Daniela, ciao Laura. Ciao ragazze, ma che bella idea. Brava infeltrimento, era logico. Ciao ciao belle ragazze. Ciao Antonella, spero che tu stia meglio. Allora, bene, dai, cominciamo, altrimenti non In non realtà ci sarà una diretta breve, cioè parleremo brevemente di questi sacchettini. Perché? Perché vi spieghiamo magari i materiali che abbiamo utilizzato per fare il sacchettino, ma i materiali che abbiamo utilizzato per fare i personaggi, siccome sono tanti e sono pezzettini piccoli, come abbiamo fatto con le bolle di Natale, quindi con il presepe, andiamo semplicemente magari a narrarveli, perché potreste averli a casa, perché sono veramente pezzi piccolini. Comunque andiamo a spiegarvi più o meno cosa serve, ma principalmente siamo qua per il sacchettino, quindi andiamo a spiegarvi cosa di cosa è fatto il sacchettino.
Allora, rispondo a questi ultimi messaggi, poi partiamo. Sì. Barbara dice: ho fatto il pagamento. Allora, grazie mille, Barbara. E poi leggo anche i messaggi, quindi ti leggerò sicuramente su WhatsApp. Marina dice: scritto, bravissima, grazie. Come ci si iscrive alla newsletter? Allora, Alessandra, per iscriversi alla newsletter, voi basta che mi mandate un messaggio su WhatsApp con il, con il vostro nome e cognome e la parola newsletter. Io vi inserisco nella lista broadcast e ogni venerdì vi arriva un messaggino, quindi un messaggio settimanale, non vi riempiamo di messaggi, dove appunto vi mando le novità che riguardano il negozio, quindi potrebbero essere novità, magari anche qualche offerta, eccetera, eccetera. Antonella dice: ciao, no, sono ancora ammalata. Mi spiace, Antonella, qua è dura morire a questa influenza. Sì, infatti. Ciao, Anna. Ciao Cinzia, io sono guarita la Laura, oh, finalmente. Ciao carissimo, le vostre dirette sono speciali, grazie. Grazie mille a te, Lori. Perfetto, allora cominciamo a parlare di questo progetto. Il progetto, come anticipato, si chiama Ciocco Natale. E sotto abbiamo scritto come sottotitolo l'idea regalo più dolce di sempre, appunto perché l'abbiamo pensata con dentro la stecca di cioccolato, la barretta di cioccolato. Noi golose quale siamo, in tutti i libri qualcosa di gustoso dobbiamo metterlo. Qualcosa di buono bisogna mettercelo. Allora, parliamo del materiale che è uguale per tutti in questo caso, che sono l'applicazione legno fiocco di neve. Sì, che è questa. Allora, per arricchire questo sacchettino, nella parte alta dove c'è il fiocchettino, abbiamo messo questa applicazione a fiocco di neve. L'applicazione è già con il gancio, quindi già volendo potreste anche addobbare l'albero, o i biscotti, qualsiasi altra cosa, e tanto per restare in tema cibo, costano 50 centesimi l'una e sono di diversi disegni, mettiamola così, sono sempre a fiocco di neve, ma sono con diversi disegni. Sono tutti diversi, perché i fiocchi di neve non ce ne sono mai due di uguali. No, me ne sono accorta stamattina sulla macchina quando dovevo partire, sono rimasta 10 minuti a guardarli sciogliersi. La brina. Così. Questi costano 50 centesimi l'una, hanno già l'appendino e appunto li andiamo ad utilizzare per fare la decorazione del sacchettino, così. Poi abbiamo i 40 centimetri di nastrino oro, che andiamo a utilizzarlo invece per chiudere il sacchettino, questo costa 40 centesimi e è fatto così. Per fare proprio la strozzatura. La strozzatura del sacchetto. Ok, perché poi vedete la strozzatura del sacchettino diventa poi il cappello. Quindi sotto ha il sacchettino tutto tinta unita e sopra facendo la strozzatura diventa il cappellino del nostro babbo, renna, elfo o ognuno pinguino. Ha il suo cappellino, sì. Poi abbiamo i due bottoncini neri, qui abbiamo preparato il sacchettino. Sacchettino da 8 pezzi, quindi abbiamo pensato appunto di fare il sacchettino nel caso voleste farne uno per tipo. Quindi due occhietti per il babbo, due, eccetera, quindi 8 pezzi in totale. Apro una parentesi, poi vengo a farveli vedere più da vicino. Gli occhietti sono stati realizzati con gli occhietti, cioè con i bottoncini, che utilizziamo come occhio, sia per gli amigurumi che appunto per questi tipi di decorazioni piatte. Quindi in questo caso la parte dietro del bottone è un po' più piatta, lo vado semplicemente ad incollare, non a cucire, e ti rimane un bel occhietto bombato sui quali poi andiamo a fare il punto luce. Volendo, siccome questi bottoncini costano di 8 pezzi 4 euro, volendo abbiamo anche il blister, quello delle perline classico, che si può utilizzare in caso andate a cucirlo, è proprio una perlina con i due fori laterali. Costa un po' di meno, quindi se ne dovete fare, non so, una decina, ovviamente... magari è andata a risparmiare un po' sul bottoncino, quindi abbiamo le due possibilità, o il bottoncino appunto così, o la perlina che dovete in caso cucire. La perlina in quel caso è sempre da 8 vengo mm. Vengo a farvi vedere com'è, vi prendo la renna. Nel blister da 3,60€, nel blister sì. Da 3,60€ di occhietti da 8 ne avete una novantina, mi sembra. Sì, mi sembra una 75, mi sembra. Non mi sembra 90, che siano di più, come però sono gli occhi? Sono comunque tante. Un po' di colla. Gli occhietti sono fatti così. Quindi sono dei bottoncini piatti sulla parte dietro, sui quali poi andiamo a fare i punti luce. E li utilizziamo questi anche per gli amigurumi, come vi dicevo. Perché è un occhietto un pochettino più bello. Ok, sì, si è visto bene. Si è visto? Yes. Bene. E abbiamo preparato i sacchettini da 8 pezzi. Di appunto bottoncini, e costano 4 euro. Volendo li vendiamo anche sfusi, quindi se ve ne servono solo due,
costano 50 centesimi l'uno. Esatto. Se volete fare il solo, vi serve solo la coppia, insomma, li vendiamo anche sfusi senza problemi. Poi tessuto pelliccia bianca. E la pelliccia viene usata per tutti per fare appunto la parte del berretto, la parte di pelliccia del berretto, del bordo del, del berretto. È un taglio 43x43 circa e costa 4 euro. Yes. 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 Giusto? È proprio un tessuto così, la parte dietro è garzata, invece la parte davanti è così. Volendo su un lato, se andate a tirarlo, vi fa proprio il tubolare. Quindi è elastico da una parte, lo tirate, fa fiu, ed risulta il tubolarino. Il tubolarino. Questo viene utilizzato molto per appunto tutti i bordi, le panciotte dei gufetti, dei pinguini, però in questo caso lo utilizziamo appunto per fare il bordo in tutti i personaggi. È un taglio piccolino, quindi da qua ve ne escono molti. Tantissimi. Poi abbiamo il 50 cm di nastro alcantara in altezza 10 cm. In questo caso i colori sono 4, perché c'è anche il nero. Il rosso per il babbo, il verde per la renna, il nocciola per l'elfo e il nero per il pinguino. Che è stato il più gettonato, si vede perché se manca. E lui è pinguino andato. E cosa volevo dirvi? Qua vi voglio perché questo, diciamo che per fare il ciocco Natale siamo partiti da questo nastro. Perché mi piaceva l'idea, appunto, questo è un nastro di alcantara, di nastri di mirta, non mi ricorderò mai come si chiama, nastriglia? Nastriglia. Viene utilizzato sì. Anche per fare i fiori, per esempio nastri di mirta fa proprio i petali dei fiori. Noi invece lo utilizziamo in 50 cm e ci facciamo semplicemente il sacchetto, lo cuciamo a mano, volendo potete cucirlo anche a macchina, andiamo a fare semplicemente il sacchetto. E è disponibile ora, poi spero che arrivi il nero. È disponibile nel nocciola, sul quale abbiamo fatto l'elfo, nel rosso amarena, sul quale abbiamo fatto il babbo, e nel verde, sì, bellino il bambino. E nel verde per fare la rennina, così. Ci piacevano i quattro colori con i quattro personaggi. Il nastro al metro viene 3,90 euro e per ogni sacchetto me ne bastano 50 cm, quindi pochino. Al tatto è molto bello. Perché volendo potreste utilizzare anche un taglio di pannolenti o di stoffa 10x50 e farci il sacchettino. Mi piaceva un po' l'idea di farlo un po' diverso, con questa morbidezza. E questo è il materiale che serve di base a tutti i sacchettini. Poi, come vedete all'interno del libro, noi abbiamo separato i vari materiali per ogni personaggio, quindi eventualmente potete scegliere di fare anche, che so, volete regalare ai vostri amici una barretta di cioccolato ciascuno, ma volete farle tutte uguali, potete fare tutto babbi, tutto renne, eccetera eccetera. All'interno del libro per ogni personaggio c'è ovviamente la fotografia, l'elenco dei materiali e le spiegazioni per comporre, diciamo, il sacchettino. Adesso ovviamente non vi parliamo di tutti i materiali sfusi perché veramente staremo vengo qua a farvele vedere da vicino fino a però Natale. In realtà sono pannolenci e feltro di lana, perché sono veramente pezzi piccinini che abbiamo utilizzato. Pannolenci, feltro, poi c'è qualcosa di un feltro 2 mm e pannolana, però sono veramente pezzi talmente piccoli e adattabili. E sì, esatto. Perché se non avete il feltro per fare il pinguino, potreste doppiare il pannolenci e andare a cucirlo. Adesso vengo a farveli vedere da vicino, così vi faccio vedere come in sono. In questo caso l'importante è il colore più che il materiale in sé. Sì, beh, se gli facciamo la barba blu. Sì, no, al babbo pare brutto. Nel senso, potreste farlo tranquillamente con altri materiali, l'importante è che i colori siano quelli che corrispondono. Allora, partiamo dal babbo, che in realtà è il mio preferito. Guardatelo, carino. Così, ha le sopracciglia, cioè guardiamo anche i dettagli. La parte dietro è così, la parte davanti così. E questo è il babbo. Poi passiamo alla rennina. Eccola qui, col suo naso rosso. Abbiamo impreziosita anche con un campanello, così. Poi l'elfo, di questo elfo mi fanno ridere le orecchie, così, l'elfetto con le guanciotte e il l'agrifoglio sulla testa. E poi abbiamo il pinguino, che ovviamente non è ben legato in testa perché ce l'abbiamo in esposizione per far vedere che appunto all'interno la cioccolata, però ovviamente si può chiudere. E questo è il pinguino. Ciao Mariolina, buongiorno. Antonella dice belli, buongiorno ragazze, ciao Irna.
Antonella dice: sono molto belli, sono sul libro? Sì, Antonella, sono su questo libro qua, sull'ultimo libro che abbiamo pubblicato quest'anno. Anna dice: sono meravigliosi, grazie. Prezzo kit, adesso parliamo anche del kit. E non facciamo contrassegno, Teresa, facciamo solo spedizioni con pagamento anticipato, con bonifico o ricarica PostePay. La Tiziana dice che la sua preferita è la renna. Ah, tu hai la renna? Anche io sono indecisa fra la renna e il babbo, però temi classici. Il pinguino. L'Anna chiede invece se il kit di tutti e quattro li avete. Adesso parliamo anche di questo. Sì. Ops, pensavo ci fossero i kit, sono entrata diretta iniziata. Sì, ci sono i kit, adesso Marina ne parliamo. Sì, sì. E ciao Natai. Noi facciamo queste dirette perché magari avete del materiale, quindi non so, avete avanzi di pannolenzio, comunque avete il pannolenzio a casa, quindi quello non vi manca, ce l'avete già, quindi vi basta solo prendere magari la parte del sacchettino e poi andare a crearlo con quello che avete. E in alternativa abbiamo i kit. I kit sono disponibili a due pezzi alla volta, quindi abbiamo, devi leggerlo perché non me lo ricordo mai. Io ho differenziato con personaggi e animali, fatto facile. Nei personaggi ci sono il babbo e l'elfo, negli animali il pinguino e la renna. Non era voluto però. Non era voluto, ma io l'ho abbinati così. Li abbiamo abbinati insieme perché alcuni materiali sono simili tra di loro, quindi era più comodo anche per voi quando aprite il kit e non trovarvi 10 materiali diversi. Ma trovarli molto simili, quindi abbiamo gli animali, quindi il pinguino e la renna, o il babbo e l'elfo. Grazie, potevi dirmelo magari 3 mesi fa così. Mi sembrava l'hai fatti tu, pensavo in realtà l'avessi pensato, ma va bene così, no. Insomma, sono cose che si scoprono anche in diretta. Va benissimo, come diciamo sempre, quella intelligente del gruppo sei tu. Madonna, una cima. Allora, si può fare volendo anche il sacchetto più grande, lasciare il personaggio uguale? Allora Antonella, per quanto riguarda il kit con i personaggi tutti uguali, io ti darei eventualmente il materiale sfuso, perché a quel punto sono pezzi anche un pochettino più grandi, forse le varrebbe la pena prendere il foglio. No, più che altro se vuole fare il sacchetto più grande, questo all'altezza. Allora, nel se ho capito bene, vuole fare ma il sacchetto più grande di larghezza, sì, proprio il sacchetto. Allora, capito bene. Pensavo il sacchetto inteso come kit. Scusa Antonella. Allora, se il sacchetto lo vuoi fare più grande, il problema è che essendo già in altezza 10 cm, questo non è che possiamo doppiarlo, capito? Dobbiamo eventualmente fare una cucitura centrale. Bisogna però, in caso, prendere o un pannolenci o una stoffa. Esatto, eventualmente puoi ringrandire il cartamodello del personaggio che ti piace di un 200% in modo che ti diventi il doppio. Ma in realtà il personaggio ha detto che lo vuole tenere così. Vuole solo fare il sacchetto fare più grande. Fare solo il sacchetto più grande. In caso bisogna andare a prendere un panno lenci in altezza, invece che prendere i 10 cm 20, o prendere i fogli che abbiamo. Però a quel punto il cappello, bisogna fare un cappello, perché altrimenti la strozzatura del sacchetto non diventa più il cappello del personaggio. Capito come? Non so se mi sono spiegata. Perché se tu fai il sacchetto più grande, puoi mettere anche il personaggio piccolo, però la strozzatura del cappello la perdi, tra virgolette, no? Dovremmo semmai adattare, Antonella. Si può fare, perché tutto si può fare a questo mondo, bisogna però adattare un pochettino. Idea geniale, dice. Va bene. E Elisa dice, fantastici. Perfetto. Ok. Quindi i kit noi li abbiamo preparati solo in coppie. Non abbiamo detto il prezzo. Il prezzo di due pezzi è di 16 euro. Quindi avete nel kit da 16 euro due sacchettini, che sono babbo e elfo, oppure renna e pinguino, quindi a 16 euro li trovate dentro entrambi. Nei 16 euro è compreso anche la decorazione, quindi tutto tranne la cioccolata. Peccato. A proposito di quindi cioccolata, campanelli, il nasino, i bottoncini, la decorazione, il nastrino, tutto. A proposito di cioccolata, noi, siccome, allora, bisogna dire che dovevamo trovare anche la cioccolata giusta, perché non è che ci puoi mettere dentro la prima cioccolata che capita, quindi ci siamo un po' sacrificate e ne abbiamo mangiate qualcuna per vedere se effettivamente ci stavano dentro. No, scherzo. Ma mica tanto, scherzo. Però abbiamo provato anche di, tra virgolette, consigliarvi la cioccolata che ci sta dentro nella misura giusta. E poi in estate, a luglio, andare a prendere cioccolata, non è che c'è proprio tantissima scelta, c'è da dire anche quello. Vabbè, quello che c'è. Comunque, se volete andare col centimetro al supermercato e misurare le cioccolate che ci stanno nel sacchetto,
abbiamo considerato, l'abbiamo anche scritto nel libro, che magari può essere utile, non si sa mai, a noi l'inchiostro di più non costa, quindi che problema c'è? Abbiamo messo un post scriptum con scritto cioccolata misura ideale 7,5 per 15,5 per 1,5 cm di spessore. Quindi se volete andare anche a beccare la cioccolata che ci sta dentro, giusta giusta nel sacchettino che abbiamo preparato, ci sono anche le misure nel libro. Ok, e se no dovete fare la proporzione, se è più sottile, sai, tipo le foglie, esatto, sono più sottili, magari sono più larghe, tipo quelle della Lindt che sono strette un po' più, capito? Esperte noi di stecche di cioccolata. Sì. Va bene. Allora, non collegavo il cappello del personaggio. Infatti c'era questo... In caso glielo fai sopra. Sì, fai il cappello e poi la strozzatura del sacco resta a sé. Sì. Siete fenomenali, dice la Tiziana. Guarda, quando dobbiamo spararle grosse, le spariamo grossissime, Tiziana. Quindi... Iper grosse. E Antonella ride. Bene. Allora, ci ho scritto su WhatsApp anche per questo. Bravissima Marina, così mi trovo tutti i messaggi, poi appena arrivo alla tua chat ti leggo e vediamo di concludere. In caso, sì, se avete bisogno, se volete fare il kit con il pinguino all'interno, vi consiglio di farlo riservare, perché abbiamo ordinato il nero, però non so le tempistiche. Quindi se avete bisogno di spedizioni... subito, o comunque di farlo subito, di realizzarlo subito, vi consiglio in caso di farvelo riservare, mentre degli altri li abbiamo, quindi del babbo, del devo pensarci, e dell'elfo li abbiamo i kit. Del pinguino invece, della renna, sono un po' più limitati. Ok, la Tiziana dice: io pronto l'ordine quando può, e va benissimo Tiziana, poi ci sentiamo. Dovrei iniziare a scriverti già dalle 3 in poi. Finisco le box, anche perché oggi potresti già venire iniziare a venirla a ritirare, però le stiamo ancora finendo, quindi facciamo del nostro meglio, più veloci possibili. Yes. L'Anna dice: io vorrei tutti e due i kit. Va bene. Allora, guarda, questi qua che ce li ho già qua in mano, te li riservo. Va benissimo. Allora, attenzione, attenzione, piccola piccola campanella. Domani c'è una cosa bellissima, oltre al compleanno della Franci che festeggeremo, le faremo gli auguri, eccetera, eccetera. Domani avremo anche la diretta, nella diretta, il tutorial. Lo fate domani? Domani abbiamo detto. Ah, boh. Tutorial. No, dentro fra martedì e giovedì. No, quello del Petti Rosso. Sì. Vabbè, okay, lo facciamo domani. Domani è martedì ormai. Ma tu hai già fatto la somma del sondaggio? Beh, lo sai, sì, già per certo. Ho scrollato e c'era Petti Rosso, Uccellino, a prescindere era Petti Rosso. Va bene. Poi no, faremo no, anche... bene, snobbate pure il mio tutorial della candelina. Ma è perché il tuo compleanno non volevamo farti lavorare, giusto? Giusto. No, faremo sicuramente anche il tutorial della candelina, quindi tranquillamente arriveremo anche a quella. Però domani facciamo il tutorial del Petti Rosso, così vi faccio vedere come rivestire il medaglione, così se volete fare ancora qualche aggiunta al vostro albero siete ancora in tempo. Quindi domani facciamo insieme il Petti Rosso, quindi a luna faremo il nostro bel tutorial del medaglione. Buongiorno bellissime, cosa bolle in pentola Antonella, guarda, bolle di tutto qua. Devo fermarla adesso. Dobbiamo fare talmente tanta roba in questo periodo che non è che bolle, qua brucia tutto. Evapora. Quindi, esatto, sublima. E quindi dobbiamo un attimo metterci in ordine le idee. Ma dai, Petti Rosso non avrei mai detto. Rosanna... Sapete che ogni tanto ci piace giocare con voi. Il popolo ha parlato e noi eseguiamo, quindi voi dite le vostre preferenze e noi vi accontentiamo sempre nei limiti del possibile. Domani ti facciamo gli auguri, brava Antonella, mi raccomando, e tutti gli auguri alla Franci domani. Grazie. Candeline super facili come le ho fatte, mia figlia se le ha portate via. Ecco, vedi, non arrivano neanche a raffreddare la colla che già se ne vanno. È vero Natalie, è proprio così. Va benissimo, allora noi ci vediamo domani sempre alle 13 qua in diretta, come sempre se avete bisogno di qualcosa ci mandate un messaggio WhatsApp. Se avete tempo di pazientare, altrimenti esatto, telefono fisso del negozio. Esatto, sapete che come tempi di risposta in questo periodo abbiamo un pochettino di attesa, di solito un giorno o due riusciamo a rispondere a tutte, però se avete particolare urgenza per favore chiamateci sul fisso, così non rischiamo di perderci nessuno per strada.
Va bene, allora ci vediamo domani con il compleanno della Franci e anche con il tutorial del petti rosso. Il tutorial del petti rosso e basta. Okay. Va che bene bello, così. Che per, bello. Per domani che va bene così. Abbiamo sabato? Sabato abbiamo il corso la mattina del pannello infeltrimento e il pomeriggio dell'albero infeltrimento. Quindi oggi arriverà anche la newsletter via WhatsApp. È lì che volevo arrivare. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutte, ciao. Buona giornata.